Salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e bentornati su Far Sky. In fondo al mare. Allora, abbiamo svuotato l'inventario, creato un pochino di armi, sistemato, preparato un po' di cibo per la nostra ultima caccia. Ho seminato di nuovo tutto quanto, che era tutto quanto maturo, ho prelevato tutto quanto e ho riseminato, solo carote questa volta, perché le patate sono tutte a cucinare. Ho preso un po' di cibo, l'ho creato qua, giusto per sostentarci quando aspetteremo i soccorsi una volta in superficie, e direi che siamo pronti. Mentre tornavo indietro, ho visto che c'è un cristallo qui, poi ce n'è un altro qua, e ho deciso di prendere almeno o l'uno o l'altro, affrontare i relativi Kraken. Quindi direi che possiamo partire. Prima però, allora, a rapporto. Arpion, sei qui. Freccia, sei qua e diamo il benvenuto a Helix, che di tutti i nomi che mi sono stati suggeriti è quello che ho trovato più carino. Quindi sei Helix. Contento? Spero proprio di sì. Ok, allora, di qua. Forza banda, si va all'avventura. Via. Ok, siamo al baule e tu non voglio rischiare. Ragazzi, prendetelo! Forza! Dov'è finito? Ah, ecco sotto. Dove sei? Bravi, andate a prenderlo. Qua intanto c'è un altro pesce che mi vuole uccidere. Ok. Vediamo cosa c'è nel baule. Ok, niente di utile. Ma noi prendiamo lo stesso. E la nostra fame è già a 77, ragazzi. Ok, direi che possiamo. Ok, mi hai fatto venire i brividi. Crack, sono un po' troppi carnivori da queste parti, e forse è meglio sfoltirli, che ne dite? Prima di occuparci dei kraken. Allora, prima cosa. No, qua è uno spreco, letterale uno spreco. Ok, tu. Ok, sono abbastanza facili da eliminare questi. E ho visto che c'è anche uno di quei pesci con la lucetta sopra. Tanti Kraken non mi fanno nulla per ora, finché non gli do fastidio, cosa che accadrà fra pochissimo, non preoccupatevi, perché noi cerchiamo sempre di morire nel modo più doloroso possibile. Ok, direi che ci serve una buona via di fuga e dai che arrivi, forza. Ah, ok. Perfetto, e ora direi di pensare ai Kraken. Allora, via di fuga da questa parte. Direi di iniziare a sparare, ragazzi. E fuoco! Ma tu da dove minchia sei spuntato? Ah, Kraken in arrivo, Kraken in arrivo. Due Kraken in arrivo. Cercando di vedere dove è il terzo, ma non lo vedo. Ok, e anche questo è andato. Finiti? Oh yeah, perfetto. E ora possiamo prenderci il nostro cristallo. Oh yeah. E voilà. E abbiamo altri due cristalli. Perfetto, siamo un totale o di 6 o di 8, qualcosa del genere.
e là sotto c'è dell'oro. E lì c'è l'oro, perfetto. E recuperiamo anche l'oro. Che sappiamo tutti che sulla terraferma ha un valore abbastanza alto. Ok, e credo che anche un po' di manganese mi farà comodo. Ok, abbiamo fatto scorta e c'è un altro baule laggiù. Andiamo un po' a vedere cosa contiene. C'è anche un altro Kraken che però non vedo che cosa potrebbe difendere, visto che non c'è nulla qui da difendere. E non vedo. Ah, ecco. Oh, vedo cibo, armi, munizioni, e questa roba penso di poterla lasciare qui, non mi servirà più. Ok, vediamo un po' la mappa, che altro dice? Niente. E di qua dovrebbe essere il baratro, giusto? Vediamo un po', ma sì, siamo arrivati al baratro. Ok, quindi questa zona è esplorata, direi di dare un'occhiata da queste parti, oppure andare a prendere l'altro cristallo. Ci sta andando bene, proviamo a prendere anche quel cristallo, dai. Allora, via di fuga da quella parte. Proporrei di tagliare un po' di erba, giusto per capire e vederci un po' meglio quello che sto facendo. Non tocchiamo questi. Non vorrei mai farli incazzare troppo presto. Ok. Occhio a chi sparate. Oh, grazie. Allora, sono tanti, tantissimi. Ok, ragazzi, potremmo non farcela. Direi di mangiare tutto ciò che possiamo. Serie, ultimo pasto e questo sarà l'ultimo combattimento contro i Kraken, quindi vediamo di farlo come si deve, ragazzi. Ok? Arpion, freccia, Helix. Helix, so che tu sei nuovo, ma scommetto che sei stato tu. Ouch! Au! Maledizione! Ok, questo l'ho preso, questo l'ho preso! Ok, a te ti ho visto! Ok, tu maledetto! Alt, 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 alt. Tattica, tattica, tattica. Mangia. Perfetto. Mangia. Perfetto, due volte. Ok, ce la posso fare. Forse no. La mia vita, maledizione. Ah, non ho pensato. Ok, sono morto. Non ho abbastanza ossigeno. Ah. Però vorrei provare a. Vorrei provare a prendere il cristallo almeno. Forza! Dai! Come
Joe, ce la puoi fare. Cavolo, sono quei cristalli. Forza, 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 forza. Ve li ho fregati, maledetti. E ho finito il cibo, quindi sono destinato a morire. E non c'è storia, ragazzi. Ah! Speravo davvero di farcela. Speravo veramente di riuscirci, ragazzi, sul serio. Dall'ultimo combattimento con i Kraken usciamo sconfitti. Ci vediamo alla nostra tomba. La cosa che mi fa arrabbiare in tutto ciò è che se avessi avuto abbastanza ossigeno avrei vinto questa volta. Mi fa un po' arrabbiare questa cosa. Sono stato stupido io a non voler tornare indietro a far rifornimento d'aria. Tutta colpa mia. Dov'è la mia tomba? Qui? Non la vedo. Sul serio, non la vedo. Dov'è la mia tomba? Yuhu. Non facciamo scherzi, eh? Ah, ok. Trovata, era ben nascosta. Ok. Abbiamo comunque i nostri cristalli, quindi. Ok. Cari miei Kraken, abbiamo preso tutto ciò che ci serviva da voi. C'è ancora un cristallo lì, ma credo che mi farebbero a pezzi anche questa volta. Quindi direi di prepararci a partire, impacchettare le nostre cose e andare a prendere il nostro ultimo pezzo di sottomarino. E sto andando dalla parte sbagliata. Ed eccoci qua. Allora, squali che girano, va tutto bene, droni che passano attraverso i muri, ancora meglio. E quindi, il nostro obiettivo è qui e direi di impacchettare un po' tutto, ok? Molto bene, siamo pronti a partire, direi. Abbiamo nell'inventario un sacco di cibo, oro, perché sono abbastanza sicuro che può essere utile, manganese, argento, sempre utile in superficie, un plant pot, che non so che cosa ci fa qui, non dovrebbe esserci. Come vedete ho lasciato semi, ho lasciato un po' di patate, carote al piano di sopra, niente di seminato. Più che altro perché dovesse capitare a qualche altro sfortunato di cascare qua in mezzo, non voglio che patisca ciò che ho patito io, non trovando nulla da mangiare per sostentarsi. Non sono sicuro che sia andata così, però va bene lo stesso. E ovviamente 10 cristalli e 40 sfere di energia. Perfetto, visto che sulla terraferma non ho mai visto sfere di energia, quindi probabilmente sono rare. E abbiamo anche assolto il nostro compito da ricercatore. Quindi direi che possiamo andare a prendere l'ultimo pezzo del nostro sottomarino. Ok, banda. Si parte da quella parte. Vai. Anzi, questa non la cancello, ci godremo tutto il viaggio assieme. Uff, devo dire che non è stato male, eh. Mi mancherà il fondo del mare. Squali, penso che abbiate capito l'antifona, vero? Vero? Sì, meglio per voi. Ok. Però della carne di squalo come non è che quando mi beccano, quando mi salvano, mi rompono anche le balle perché ho ucciso degli squali. Speriamo di no. Oh, guarda, dell'oro e tre bauli. Oh, prima di andarcene finiamo di riempirci le valigie proprio, eh? Ok. Oro, oro, oro. Guarda quanto. Perfetto. E un altro relitto proprio vicino al nostro sottomarino. Allora, cosa abbiamo qui? Non lo so, c'è stato un rumore strano. Sfera di energia. Sì, da portare in superficie. E basta.
Patate sempre utili, e sfere di energia ancora. Non prendo gli arpioni perché sono più che ben armato, non mi servono. Ultimi due, questo qua. Se sentite anche cambiata la musichetta. Oro, sempre sfere di energia, ferro, un estrattore, basta. E direi che abbiamo preso tutto. Salutiamo per l'ultima volta l'ultimo relitto del fondo marino e andiamo a prendere l'ultimo pezzo del nostro sottomarino. Allora ragazzi, non so se potrete venire con me in superficie, ma se così non fosse, vi auguro tutta la fortuna di questo mondo. Andiamo. Ce l'ho fatta, il sottomarino è a posto. Ragazzi, temo che voi non potrete venire con me. Arpion? Dove sei? Freccia? E Helix? Non ti ho conosciuto molto, ma mi sono affezionato anche a te. Ci vediamo, ragazzi. Si torna in superficie. Ce ne andiamo. Se riuscite, seguitemi, ragazzi. Oh. E la prossima volta vado in aereo. E direi che è finita qui, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!